Sapere se la salma è già stata tumulata e lei è qui per farle recapitare i fiori o se invece il funerale deve ancora avvenire. Ma ecco, io non saprei. Oh, bevacco, come non saprei? Ma lei non è un morto? No, ho una zia che si sente poco bene, però. Non so se può servire. Solo per sua nonna. Ecco. È già stata seppellita? Spero di sì, è morta da 7 anni. È già stata seppellita! E dove? Al cimitero! Pratico però! Attento a dove mette i piedi. Tu c'ero il pratico! Ma chi era quel matto che è uscito zoppicando a rotta di collo giù per le scale? Ah, non lo so, caro, era un nostro cliente. Certamente, era un nostro cliente, anche un tipo simpatico, allegro. Signor Felice, cercavo proprio lei. Certo, signora Adelina, dal momento che è entrata in casa nostra, dica, prego. Mi sono decisa a firmare quel famoso foglio. Ah! Ormai non ci speravo più. Venga. Vuole un po' di caffè, signora Adelina? No, grazie. Stamani ne ho già presi 2. Non si vede come sono nervosa. Buongiorno, Servaggio. Lo vuoi un po' di caffè? Non lo voglio il caffè. Allora ti faccio un tè. Non lo voglio il tè. Servaggio, ma qualcosa devi pur mangiare. Sono avanzate le tagliatelle di ieri sera. Oh, per bacco, le tagliatelle alle 9:30 del mattino. Ma... le mangerò alle 10. Ah. È venuto quel tizio. Che tizio? Sempronio. Sì, ecco, ora manca Gaia e siamo a posto. Sì, è stato qui poco fa. Buongiorno, signor Ofelia Mantone. Buongiorno, signor Felice Vinterro. Ecci! Allora, signor Felice Vinterro, ecci! Sì! Fino ad ora avevamo 2 modi per lavorare. A singhiozzo e allungato. Giusto, a singhiozzo e allungato. A me mi piace a singhiozzo. A me mi piace allungato. Rosalia, ma di che minchia sta parlando?
sentire ora. Ora lo facemmo. Ah, e cioè? L'ondulato. L'ondulato. Com'è l'ondulato? Sei pronta giù da lì? Pronta qui. L'ondulato. L'ondulato. Permesso? Signor Felice? Signor Ofelia? E lei chi è? Ma salve, scusi, cercavo il signor Felice, ecco. Non c'è, deve essere giù in magazzino a tingere le viti. Facciamo? L'idea a noi, penseremo noi a deporli con cura. Grazie, arrivederci. A presto, sempre. A presto. Noi gli avrei dato un appuntamento, Sì, andiamo a mangiare una pizza e poi al cinema. Al cinema? Al cinema? Hai sentito, Felia? E non dici nulla? Ho sentito, Felice! E cosa devo dire? Chissà perché la porta in pizzeria. Ma a mangiare una pizza, Felice! E poi chissà perché la porta proprio al cinema. Ma per vedere un film, Felice! No, non credo. Non credo. Non credi? E allora cosa credi? Credo che quel sembrone aspetti che si spengano le luci. Santo cielo! Per violentarla? No! Così sarà sicuro che starà 2 ore senza vederla! Felice! Oh my God, che fatica! My God, che fatica, troppe scale qui! Oh my God, in Montana, posto da dove vengo io, non essere scale, essere tutto lift, you know, lift, ascensore! Oh my God, essere nessuno qui! Hey, nobody's here! Non essere nessuno qui, come on! Io, non essere come dire... impiegato. My God, io cercare a wedding planner. You know what is a wedding planner? Come dire in italiano? Ditta che organizza mia cerimonia, ok? Mia e di donna, mia futura moglie. Lei vuole sposare qui in Italia, lei piacere Italia. E noi vogliamo sposare qui in Italia. E io avrei bisogno di ditta che organizza mia cerimonia. A wedding planner, ma non essere nessuno qui. Come on, hey! Nobody's here! Italian people crazy! Ha detto 22! Man! Tu bisogno di me, guarda me, sì, guarda sì, me! Dica, look dica, at me! Sì. Hey! Man! Non capisco! Oh my God, 22! 22 giorni! Oh, per banco 22 giorni! Ma non puzza! Perché essere troppo tempo? Che è succedere 22 giorni in Montana? 10 days! 10 giorni, tutto fatto in Montana! Ah, vedi, paese che vai, usanza che trovi! Noi in Italia in 3 giorni si fa tutto e poi chi si è visto si è visto! Oh my God! Sì. Oh sì. My God! 3 days! Sarà per lei, buongiorno! E poi... casomai, buonasera! Le faccio notare che sono le 6 del pomeriggio. Ha capito? Oh, mamma mia, mi scusi, ma dicevo così per cortesia. Mamma, se la tenga per lei la sua cortesia. Piuttosto, ha visto il signor Felice? No, ma credo che rientri verso le 7. Ah, e ora che ore sono? Le 6:20. Aspetterò. Poi almeno 2 o 3 notti non dormo. Con quello che mi costa questa pettinatura. Ho capito. Ma vedo che finalmente ha fatto il mazzo giusto, né troppo grande né troppo piccolo. E vedo che ha messo gigli e margherite. Bravo, così non rischia di sbagliare. Chi siete? Ma lo sapete l'italiano? Insomma, vi decidete a dire qualcosa? Mamma mia,
Sentite, io sono Sempronio Broccoloni. E voi chi siete? Trini, sei già qui. Oh, mamma mia! Ma papi e mami li hai visti? Sì, sì, no, no, sì, no. Ma sono già tornati? No, sì, sì, boh. Ma, insomma, sempre, che cos'hai? Sembra che tu abbia visto un fantasma. Oh, mamma mia! No, ecco, è che non... Ma sei proprio tu? Certo che sono io. Aspettavi un'altra persona? No, è che, ecco, è che io non... Oh, mamma mia!